me ha suscitato qualcuno, ma naturalmente abbiamo detto oggi che avremmo potuto sollecitare, ricevere anche spunti da ciascuno di voi e da chi volesse avere un confronto anche dialettico con le posizioni espresse da Stefano Rodotà. Io le dico già uno, dato che vedo che c'è una riflessione intanto. L'occasione per me è troppo ghiotta per sfuggire a questo interrogativo, è che io dalle parole di questa ora di conversazione, che è passata velocissimamente, colgo, ritengo di colgere un parallelismo tra la marginalizzazione delle decisioni autonome che la rete propone appunto rispetto all'autonomia dell'umano, con l'attitudine politica dei nostri tempi a marginalizzare le decisioni politiche. E mi riferisco evidentemente anche nel nostro paese alle vicende legate alla cosiddetta riforma costituzionale in corso e all'emanazione di una legge elettorale che, a mio avviso, naturalmente dal mio punto di vista, restringe di molto i margini di scelta dei cittadini che stanno nella Costituzione, che sta nella Costituzione italiana. Ovviamente una mia opinione personale, lungi da me da suscitare polemiche politiche, però il dato scientifico del parallelismo tra la marginalizzazione delle decisioni umane nella rete e la marginalizzazione delle decisioni politiche nel contesto istituzionale, io lo colgo. Naturalmente c'è una dimensione tutta italiana di questo problema, che però non è un elemento che non ritroviamo. Uno degli studiosi più attenti, secondo me, in questo momento delle dinamiche dei sistemi politici, che forse qualcuno in Italia, lo dico con molta modestia, farebbe bene ogni tanto a leggere, che si chiama Piero Salvallone, ha appena pubblicato un libro in cui analizza un problema che è quello che lui chiama la presidenzializzazione della democrazia. La presidenzializzazione della democrazia è semplicemente il concentrare il potere sempre più in alto, in un punto determinato, ed è un procedimento, da una parte di concentrazione del potere, da un'altra di procedimento di espulsione. Questo è un problema vero, un problema che poi ci porta al tema che ho affrontato, che voi sapete che in Italia si è aperta una discussione che non è una discussione astratta, ma una discussione molto legata anche alle fortune di un movimento politico, cioè il Movimento 5 Stelle, intorno alla democrazia diretta, come strumento principe per ridare la parola ai cittadini. Qualcuno è anzitutto un po' di prudenza, perché tutte le volte in cui si fa questo discorso si dice la Gorà di Atene, benissimo. Agora di Atene, ma non è che i cittadini di Atene stavano dalla mattina alla sera in piazza, qualcuno li convocava, secondo le donne non avevano, non dico diritto di presenza, ma certamente di parola, gli schiavi non avevano nessuna voce in capitolo, alcune decisioni, come le scelte dei capi militari e dei capi e dei giudici, erano sottratte a tutto questo. Quindi l'idea della democrazia diretta va un po' sottratta anche agli enti comuni. Intendiamoci, quando Tocqueville va negli Stati Uniti e scrive il suo libro sulla democrazia in America, lui è impressionato dal fatto che in una fascia, quella di New England, sostanzialmente molte decisioni erano affidate alla comunità, cioè era un sistema di democrazia rappresentativa che però aveva riservato alla comunità alcune decisioni, i cosiddetti town hall, cioè la riunione dei cittadini del comune. E lui era impressionato da tutto
dopo questo ne discute, ed era così forte questo momento di questa riflessione che si può fare, erano così impressionati da questa idea, c'era l'idea del riferimento alla classicità, che adesso per carità queste cittadine sono state sommerse da un altro tipo di edilizia, ma c'è un cuore rappresentato dal riferimento, sono cittadine neoclassiche, loro lo costruiscono nel New England con il modello della classicità, e la classicità comporta con sé, con questo mito di Atene, anche la presenza dei cittadini. Allora il problema che viene fuori in questo momento è: abbiamo per tutta una serie di ragioni degli svuotamenti delle procedure, come si reagisce? Poi dicendo tutto sommato, ma va bene così, perché dobbiamo vivere in un tempo nel quale le decisioni sono necessarie. Io ricordavo, affidiamo tutta una serie di decisioni economiche ad algoritmi, alla piccola umanità degli algoritmi, che può essere devastante, perché ne sono più rapide. Figuriamoci se nel funzionamento del sistema politico possiamo continuare a seguire le lungaggini del procedimento legislativo. E quindi tagliamo il più possibile. Possiamo accettare integralmente questa prospettiva? Io penso di no, non per una sorta di reazioni nostalgiche, ma per una ragione molto più, a mio giudizio, significativa. E cioè, non è che quello, voi sapete, nell'Ottocento c'è stato un signore che ha scritto un libro, Il capo e la folla. Ed era la considerazione esattamente della costruzione di sistemi politici con una comunicazione diretta tra chi esercita il potere di governo e i cittadini indifferenziati, cioè non più riconosciuti, per esempio, nelle formazioni intermedie. Sappiamo che costruzione dello Stato moderno è passata anche attraverso questo, perché dopo la rivoluzione francese sono state vietate le associazioni, nel quale Chapelier disse non si possono costituire associazioni, ed era un problema molto serio a cui si cercava, scusate la divagazione, ma io cerco non di sottrarmi all'attualità della domanda, ma alla necessità che dovremmo avere di riflettere un po' di più, di leggere qualche libro, di non ritenere che ci sia va bene, ho appena detto la mia, ma c'è un problema effettivo in questa situazione, che è quella della modalità e della qualità della decisione, è molto importante. E nel momento in cui io elimino tutti i corpi intermedi, guardate che non è che quando fu scritta la Loire Chapelier che aveva una ragione, loro dovevano fare piazza pulita di che cosa? Non dell'astratto soggetto che si interponeva tra lo Stato come manifestazione della sovranità popolare e l'esercizio di questa sovranità, ma aveva un'altra preoccupazione, cioè da loro dovevano smantellare l'apparato dello Stato feudale, che aveva, e questo era, con tutta una serie. Ecco, nello stesso tempo però si ponevano questo problema, che non potevano ignorare l'esistenza dei cittadini. Una delle letture che io trovo ancora convincente, per una parte, del riferimento alla fraternità, era, si è detto, la fraternità serve a costruire la nazione. Nel momento in cui loro si ponevano, vietavano l'associazione, dicevano ma la nazione si costruisce attraverso che cosa? Il rapporto fraterno, oggi diremmo solidale, tra le persone. Allora c'è questo tipo di problema, e noi l'espressione che viene usata è quella di populismo. Io penso che l'espressione, che io populismo ha tante accezioni, lo uso con prudenza, ma c'è un'espressione che è effetto di una riflessione, democrazia plebiscitaria, che può sembrare anche un simbolo,
ma è così, c'è questo tipo di problema e che ci porta alla realtà di oggi. E cioè la democrazia diretta come strumento articolato, se la democrazia diretta si riduce al sì o no alla fine di un processo al quale io sono rimasto estraneo, qualcuno ha messo a punto una legge e poi la sottopone a tutti dicendo ditemi sì o no. Noi abbiamo tutte le apparenze della sovranità trasferita al popolo, ma io dico semplicemente è un inganno che la scienza politica vecchia conosce, perché per esempio c'è una diffidenza verso i plebisciti, oggi potremmo dire i referendum, perché quando si pone la domanda ai cittadini il problema capitale è chi pone la domanda, quando la pone è interrotto, questo è perché se io, questo è l'esempio che veniva fatto e che ripropongo adesso, noi in Italia siamo, spero che non ci siano ritorni e proposte di introdurre alcune cose, ma certo se oggi si facesse il referendum al di là istantaneo, quello reso possibile dalle tecnologie, dicendo volete che in Italia si produca la pena di morte visto quello che è successo a Parigi, avremmo risposte certamente maggioritarie in questo senso. Se la stessa domanda fosse stata fatta un domani invece in tempi un pochino meno calamitosi, all'indomani sono stati casi negli Stati Uniti in cui c'è stata l'esecuzione di una persona e all'indomani si è alzato un signore che ha detto avete giustiziato un innocente perché responsabile di quel delitto ero io. Se voi fate il referendum al di là immediatamente dopo questo fatto, probabilmente la maggioranza si rovescia, e questo ci dice allora che una interpretazione ingenua, aggressiva della democrazia diretta può anche essere tale da determinare distorsioni molto forti. E allora il Costituente italiano è stato molto accorto perché ha ammesso il referendum, ma ha previsto una procedura di raccoglimento, tu devi raccogliere le firme, poi c'è una valutazione che viene fatta dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale, e soprattutto il referendum istantaneo era messo, visto con molta preoccupazione, tant'è che si diceva poi si va a votare non negli anni in cui ci sono anche le elezioni politiche, in una settimana, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Quindi c'era un perché? Perché attraverso questo allungamento dei tempi si pensava non solo di raffreddare le eventuali emozioni, ma di consentire un'adeguata informazione dei cittadini, per cui la sollecitazione plebiscitaria veniva in qualche modo neutralizzata. Allora, oggi io credo che la risposta, lo San Vallone ha scritto un altro libro che si intitola Controdemocrazia, che non significa che è contro la democrazia, ma dice rispetto a una democrazia che è svuotata per certi versi, quali sono gli antidoti, quali sono gli anticorpi, quali sono i contropoteri, la possibilità di offrire ai cittadini delle forme di azione organizzata che ricostituiscono gli anticorpi che la presidenzializzazione della democrazia in qualche modo ha distrutto o distrugge. E adesso in Italia ci sono delle possibilità, certamente che ci sono, rafforzare l'iniziativa legislativa popolare. E oggi, io sono stato tanti anni in Parlamento, sono arrivate da anni di proposte di legge di iniziativa popolare, sono finite tutte in archivio, non ne abbiamo discusso neanche una, credo che sia giusto in questo momento che Sergio Cofferà alzi la voce e dica sì, avevo portato 3 milioni di persone in piazza per dire no all'abrogazione dell'articolo 18. Ma subito dopo avevamo raccolto noi come CGL 5 milioni e mezzo di firme per proporre delle modifiche allo stesso
statuto dei lavoratori, che non fosse l'azzeramento dei diritti sociali, che non fosse la sostituzione degli interessi dei lavoratori degli interessi dell'impresa. Io la dico adesso, Lugnano. Me la prendo con me, perché un 630esimo delle responsabilità del Parlamento del tempo è un minimo in questo senso. Non l'ha presa in considerazione, 5 milioni e mezzo di euro. Allora, primo, l'iniziativa legislativa popolare deve, non c'è bisogno di basta una modifica del regolamento della Camera dei Deputati. Alcuni di noi l'hanno scritto, l'hanno mandato al Presidente della Camera del Senato, sono state delle scappellate, siamo sempre lì. Non che la Camera e il Senato debbano essere un problema, ammesso che il Senato sopravviva in quella forma di ectoplasma molto ambigua. Obbligato ad approvare, ma sia a discutere. E a discutere non sbrigativamente, riporto in una commissione e diciamo non ci piace, lo dovete portare in aula, cioè di fronte ai cittadini dovete assumere la responsabilità di dire la vostra iniziativa non può andare. Questa è una delle forme. O c'è quella che si chiama anche qui la democrazia di prossimità, c'è tutta una serie di decisioni che possono essere, queste sì, ritorna all'idea di quello che può essere affidato alle comunità, ai comuni. Naturalmente non è un comune che ha le dimensioni di Roma o di Milano, ma certamente una serie di decisioni possono essere considerate. C'è una vicenda che voi conoscete benissimo, quella della TAV di Val di Susa, un conflitto che, di cui voi conoscete tutti i dettagli. Ma qui c'è un problema che la democrazia rappresentativa tradizionale non riesce a risolvere, che la democrazia rappresentativa tradizionale è fondata sull'idea del fatto che una maggioranza prende una decisione e poi i cittadini che non la condividono alla tornata elettorale successiva danno a una diversa maggioranza l'incarico, il compito, il mandato di cancellare quella decisione. Ma quando c'è una modifica irreversibile come quella che riguarda un ambiente, è evidente che questo tipo di procedura tipica della democrazia rappresentativa parlamentare non funziona. E allora non è che io trovi che una legge francese in questa materia il meglio che ci sia, ma è una forma di progressiva consultazione dei cittadini. In alcuni paesi è stato previsto che di fronte a modifiche del contesto ambientale irreversibile sia sempre necessario un voto dei cittadini. Allora, in Francia hanno delle procedure di consultazione molto articolate, in Italia qualche tentativa era stata fatta intendo nella regione toscana, ma adesso lasciamo perdere, e questo serve. Allora, quello che io dico, in questo momento noi stiamo vivendo, è in questo senso indubitabile che la riforma costituzionale è una riforma che modifica profondamente quello che è il potere dei cittadini. Poi piaccia o non piaccia, quali siano le motivazioni, il problema è: può sopravvivere la democrazia in questo contesto? Oppure noi dobbiamo sempre accompagnarla anche con aggettivi che ne svuotano il significato, democrazia autoritaria, democrazia pubblicitaria e via dicendo, oppure ci dobbiamo porre seriamente il problema di una democrazia rappresentativa che ha bisogno non di essere ridotta perché è il regno della lentezza, ma che ha bisogno di essere integrata e accompagnata da una presenza di forme partecipative. Questo è il punto che si deve affrontare. E questa discussione non siamo neanche riusciti. In altri paesi l'hanno aperta, in altri paesi fanno vari tentativi,
e noi rischiamo di essere tagliati fuori da quella che è una discussione anzitutto culturalmente significativa. E devo dire la verità, la regressione culturale è quella che mi spaventa di più, perché detto molto sinceramente la cattiva politica è sempre più. Casticità argomentata con la quale ci hai parlato per un'ora e di suggestioni che c'è da questo, io proprio qui ho caldo a dove morirà la spalla, vorrei in qualche misura non chiusare ma chiedere al professor Rodà che alcune delle riflessioni che ha suscitato hanno la cittadinanza e un tipo di sviluppo ulteriore. In particolare, accanto alla letteratura vastissima e comunque sintetizzata che ci ha esposto, mi piaceva moltissimo quella di Hugh Stoneford in particolare, no? Oltre all'Axia e a Londra. Tre elementi letterari che mi hai ricordato, in particolare due di bassa cultura, ammesso di fare bassa cultura, e uno no. In particolare, le tre leggi della robotica di Asimov, no? Che sono veramente da designare alcuni degli argomenti che non ci hai trattato da sé. Quello dell'intelligenza artificiale di Philip Dick, ancora più attuale rispetto a quello che ci dici tu, è Barabasi. Barabasi con la teoria delle reti, secondo me ha sistematizzato, al di là di ogni connotazione di carattere, come dire, contingente, di carattere più universale, il significato e il comportamento della rete, con modelli matematici quanto mai sofisticati, quanto mai potenti come rete. Quindi c'è una attinenza e c'è un'importanza di questi due tipi di riferimenti letterari. La seconda suggestione, che hai indotto almeno di me, si riferisce al, in parte l'hai chiarita poi nella risposta del Paolino, democrazia diretta e democrazia invece mediana. Allora però una volta che hai risposto, per quanto mi riguarda va bene, però la parte che io mi pongo da molto tempo e che vorrei trasferire a te e agli amici che ci stanno ascoltando. La crisi dei partiti, e quindi la crisi della politica, è rappresentata anche da un flusso così pesante che produce le rappresentate dovuto alla rete, e mi spiego. La comunicazione, la conoscenza e l'aggiornamento delle decisioni, come è influenzata dalla rete con la sua dinamica molto accelerata e in quanto tale come svuota o indebolisce molto gli strumenti classici dei partiti e quindi della politica, non è anche questo l'elemento? In penultimo, il profitto, quindi giustamente che noi abbiamo ciascuno di noi in internet, come viene modificato in qualche modo, violentato da chi propone e chi dispone i 10 punti essenziali, principali della nostra persona. Ma la domanda ancora più profonda, però non potrei ripetere, in che misura la personalità di ciascuno di noi viene ad essere influenzata dalla rete? Questo è tutto un argomento da indagare molto probabilmente, perché siamo a livello di reti neuronali, i quali sono pesantemente influenzati appunto dalla rete. E il profilo pubblico poi è qualcosa che dovremmo difendere a livello di profilo privato. In ultimo, probabilmente fuori tempo, non lo è in ultimo a che tempo. Ultimamente è molto in basso la discussione che riguarda la triade della democrazia, dell'economia e della sovranità nazionale. Qualcuno diceva almeno uno di questo di contro dovremmo noi purtroppo rinunciare se vogliamo vivere i giorni di oggi. Il tuo parere io credo che sia abbastanza noto ora rispetto a questo, ma vorrei che lo esplicitassi in maniera più articolata. Ti ringrazio molto. Grazie Massimo. Io ovviamente rispondo in maniera sintetica, io sono un po' propenso ad allungare qualsiasi impronta, quindi non trascinatevi su questo terreno, però provo a rispondere. I tre riferimenti letterari sono assolutamente pertinenti. Io ne riprendo uno, quello delle leggi di Asimov. Asimov ha avuto un parlare. E però quelle semplificazioni non sono più sufficienti, perché la legge prima, quella che il robot non deve fare male all'umano, oggi
pone molti problemi. Allora, io mi permetto di dire una cosa. In questo momento non ne ho potuto parlare, ma già sono entrato in troppi aspetti della questione. In questo momento c'è il tentativo di elaborare quella che si chiama proprio tecnicamente una romolo, un diritto per i lottori. E non è una cosa astratta, né una cosa lontana, perché per esempio uno dei migliori lavori in questa materia è stato fatto a Pisa, perché lì c'è accanto alla scuola normale, la scuola Sant'Anna, che è fatta da giuristi. A Pisa c'è un eccellente centro tecnologico del CNR. Se voi andate in rete trovate un rapporto molto bello su tutto questo, in cui si indicano non tanto dei paletti o dei limiti, ma delle modalità per affrontare le specifiche questioni che ho accennato alcune del passaggio ai sistemi di intelligenza artificiale, di una serie di attività, non solo di decisioni, ma di attività, che nel momento in cui la Cina annuncia che si sta per aprire una fabbrica interamente robotizzata, qui si apre una questione che è storica, ma che oggi ha un peso molto forte, cioè il destino della forza lavoro umana, perché questo è un punto. E in secondo luogo, chi assume le responsabilità e i poteri di direzione in questa dimensione, perché una delle tante definizioni che ci sono in giro, siamo entrati nell'era del capitalismo automatico. Quindi quel primo punto e quei riferimenti sicuramente non essere presenti. Secondo, io devo essere sincero, perché ognuno poi si esercita, io pure l'aggettivazione della democrazia l'ho adoperata, non sono il solo, non ho questa pretesa, in un libro di qualche anno fa. In realtà il vero passaggio essenziale non è che noi siamo entrati o possiamo entrare nell'epoca della democrazia diretta, ma siamo sicuramente entrati nell'era della democrazia continua, perché una volta che scriveva Rousseau all'inizio del contratto sociale, gli inglesi sono sovrani una volta ogni 5 anni, 4 anni, e schiavi nel periodo successivo. Cioè loro eleggono il Parlamento e da quel momento in poi la loro voce non può più essere sentita. Adesso i sondaggi poi non sono una rappresentazione fedele dell'opinione pubblica, ammesso che poi l'opinione pubblica possa essere usata come un riferimento, ma sono ancora forma di manipolazione dell'opinione. Allora la democrazia continua, però è un dato di realtà. Perché per esempio c'era una forma che veniva liberata, alcune riforme si fanno nei primi 100 giorni dopo le elezioni, parte l'opera di Napoleone che compare sempre da tutte le parti, c'è una ragione, la ragione è dire quello è un momento in cui tu hai avuto l'investitura, ti puoi richiamare la volontà popolare, fallo subito, perché se ci sono degli effetti negativi, un po' forse si attenuerà lo spirito di reazione nei 4-5 anni successivi, gli anni precedenti all'elezione, e forse sarà metabolizzata, e quella che in quel momento era qualcosa di ritenuto inaccettabile, invece si vedrà che era qualcosa che andava bene. Adesso tutto questo non è possibile, perché addirittura si cerca non solo di anticipare, io voglio sapere prima come sarà presa questa decisione. Ottima idea, democrazia, sovranità popolare pienamente rispettata, nuova versione della sovranità popolare, oppure strumento per dire bene, ma allora io con che cosa devo accompagnare tutto questo? Faccio questa cosa che non va bene, però immediatamente la devo controbilanciare con qualcos'altro. Non è che sia una novità avere dei provvedimenti che si fanno prima delle elezioni amministrative, prima delle elezioni politiche, per guadagnare consenso. Certamente questo accade anche. Quindi noi viviamo un tempo di democrazia continua. La democrazia continua però non può essere affidata alla procedura tradizionale, ai soggetti tradizionali.
coloro i quali diventano protagonisti di tutto questo, cioè i cittadini singoli o associati, devono avere la possibilità di esprimersi. In qualche momento, addirittura in alcuni stati degli Stati Uniti, si prevedeva la possibilità. C'è una rete negli Stati Uniti, una rete pubblica, che trasmette, adesso ce l'abbiamo anche in Italia, che trasmettono tutti i lavori parlamentari, sia per quanto riguarda i lavori del Congresso generale, sia per quanto riguarda i congressi locali. Che cosa è stato provato, non ha funzionato poi alla fine, che i cittadini, seguendo la tradizione e usando l'idea della comunicazione a due vie, perché quella è una comunicazione unilaterale, io ti faccio sapere che sta facendo in questo momento il Senato degli Stati Uniti e tu sei informato di quello. No, tu in tempo reale dici, stai discutendo questo articolo della legge, io ti propongo questo emendamento. Ecco, questa è una procedura difficilissima da trasferire, però è quella di prendere in considerazione l'integrazione della democrazia rappresentativa con la democrazia partecipata è una cosa importante, cioè ci sono procedure di decisione che devono essere previste per essere intercettate dalla presenza dei cittadini. Ma questa è una forma positiva di democrazia continua, ma sondocrazia, come si può dire, o far dire, c'è un'espressione molto forte, i cittadini sono diventati carne da soldato. È un modo per Gabriel, ha detto, non mi prendo più la responsabilità di fare questo gioco, chiudo l'agenzia di sondaggio storica, quella che se l'è inventata, poi l'ha sbagliata tante volte, però ha detto ormai non è più questa. Allora, questo punto è naturalmente la rete tende a svuotare in questa situazione l'attività dei soggetti istituzionali nel senso politico del tempo, cioè i partiti, però i partiti hanno usato, soprattutto in Italia, la rete come strumento diciamo più propagandistico. Questo, e ci sono buoni studi in Italia, buoni studi che dimostrano questo. Quindi è chiaro che se io lo uso male, lo uso come se si fosse passato dal megafono al microfono, quello è stato un cambiamento tecnologico, altro che, però non è avvenuto qualcosa di diverso con l'entrata in gioco della rete, della conversazione elettronica, come si usa chiamarla. E in più, secondo, c'è un problema vero che appunto si sta studiando, si studia anche in Italia. Perché la rete, per quanto riguarda la partecipazione civica, la partecipazione politica, è esemplata sulla rete del network sociale. Cioè io ho davanti agli occhi Facebook, ho davanti e quindi io vado su Facebook, devo avere la mia pagina Facebook, se no non sono un politico che usa la tecnologia, io devo stare su Google, io devo mandare il tweet e così via. Allora, c'è un tipo di riflessione. Questo modo di organizzare la comunicazione politica è assolutamente subalterna al fatto che queste sono tutte applicazioni della tecnologia che hanno avuto origine e sviluppo nel mercato. E quindi il partito è chiaro che viene impoverito, e infatti in Italia, e c'è stata perfino una buona ricerca del Senato che ha mostrato la differenza tra una rete sociale e una rete civica. Una rete civica deve essere costruita in modo completamente diverso per dare effettivamente la parola ai cittadini. Quindi questo, allora, o si recupera attraverso questo una dimensione corretta di rapporto con la rete, oppure la rete la vince su un partito che pensa semplicemente che è uno strumento propagandistico e di comunicazione privata. Poi è chiaro che la formazione della personalità è influenzata dalla rete, non c'è dubbio. Se io decido di vivere in pubblico,
e di godere non di, del quarto d'ora di cui parlava di loro. Tutti devono avere nella loro vita un quarto d'ora di opportunità. Io me la voglio conquistare per tutta la mia vita, voglio essere il blog. Sono nato come una sorta di pubblica continua presenza. È chiaro che io costruisco la mia personalità in funzione di questo mio rapporto, ma questo è anche vero, perché era Sartre che diceva l'ebreo è giudicato dal modo in cui gli altri vedono, l'ebreo è costruito dal modo in cui gli altri vedono. Quindi io mi costruisco in funzione del modo in cui io voglio essere percepito dagli altri. Con Denise, che è un caso, casi molto clamorosi sono: tu hai postato, come si usa dire, in rete una foto, hai postato il racconto di una tua serata con i tuoi amici, cui avete bevuto, vi siete fatti uno spinello, e poi questa cosa vi ritorna anni dopo. Ci sono stati molti casi di persone che non sono state assunte e che sono state denunciate perché il datore di lavoro è andato semplicemente sulla pagina rete. Tant'è che un paese come gli Stati Uniti, che in queste materie è molto molto ostile all'uso della legge, in California hanno approvato una legge che vieta al datore di lavoro di andare sulla pagina Facebook delle persone dipendenti aspiranti all'assunzione anche con il consenso dell'interessato. E questo perché? Perché se io ho bisogno di lavoro ti consento di vedere qualunque cosa. Allora, c'è questo problema vero della costruzione della personalità, può essere molto influenzata, e addirittura oggi il problema, io ne ho parlato fino a un certo punto, ma viene costruita la nostra identità futura, perché si dice se tu hai fatto queste cose farai anche in futuro tecniche probabilistiche, algoritmi, e quindi tu vieni già oggi giudicato in base a quello che io ritengo sarà il tuo modo di essere futuro. Qui l'espropriazione della costruzione dell'identità è assolutamente totale, e io vengo incasellato in una normalità statistica che è assolutamente inquietante. Poi democrazia, sovranità nazionale ed economia. Beh, adesso chi governa? L'economia o la politica? Vuol dire che io mi metto a fare il discorso. C'è stata una battuta che ha fatto Alfredo Rani, non so se sia sua o se l'ha raccontata, è molto cattiva, ma secondo me coglie il punto del problema, che dice l'economia com'è? L'economia prende le decisioni politiche, i burocrati e i politici la televisione. Allora, questo è la sovranità nazionale, e io la devo anche di grande preoccupazione in questo momento. Giustamente c'è chi dice benissimo, tutte queste storie che stiamo vivendo, rendiamoci conto che andiamo incontro all'urbanizzazione dell'Europa. Orban è il primo ministro dell'Ungheria, che è quello che prima di alzare il muro, mettere fino spinato, aveva cancellato libertà di manifestazione del pensiero, indipendenza della magistratura, manipolazione della Corte Costituzionale. E l'Europa ha responsabilità enorme, perché quando ci fu caso molto meno preoccupante, il successo di Haider in Austria, ci fu una reazione dell'Europa molto forte che isolò Haider e diede agli austriaci una grande forza di contrasto alla controdemocrazia di Rosanna Haider, e furono addirittura modificati i trattati europei, dando un trattato di massima all'Unione Europea un potere molto più forte di intervenire quando ci fosse violazione dei principi, ma se un paese faceva diventava meglio. Di fronte all'Ungheria è stata silenziosa, quindi tante responsabilità, cioè, e quindi io oggi rialziamo i confini,
vedo, sento, capisco in Francia il surrealismo è una malattia endemica di cui loro non si vogliono liberare. Ha scritto un libro orrendo, Origine del Greco, qualche anno fa, proprio rivendicando i confini, quasi è lo stato giacobino, non c'entra i confini dell'eredità. Il ritorno alla sovranità nazionale è un ritorno agli egoismi, un ritorno oggi, il ritorno alla sovranità nazionale è il rifiuto dell'altro. Questo è il punto essenziale, non è il recupero di qualche cosa, è un processo di esclusione. Quindi in questo senso, che poi ci debba esserci, sono tante variabili che vanno da quelle culturali, che sono molto importanti, cioè il riconoscimento delle identità diverse, ma è la carta dei diritti fondamentali che tu con tanta benevolenza hai evocato, e c'è il riconoscimento dell'eguaglianza, ma anche come punto chiave il riconoscimento della diversità, che è diversità religiosa, diversità etnica, diversità per quanto riguarda gli orientamenti sessuali e anche diversità delle tradizioni culturali, che però si deve combinare, se no poi l'unico elemento edificante dell'Europa rimane il mercato. E allora c'è una regressione, che noi siamo passati all'Unione Europea e le parole contano. Prima si chiamava mercato unico, poi si è chiamato Unione Europea pensando che facesse un passo avanti. Non è stato gestito bene, senza pensare al mercato.